Amici del centro stampa Genga, buonasera, ben ritrovati al campo sportivo comunale coperto di Genga Stazione in via Marconi per la partita Avis Genga Aspio 2005 Ancona. Allora, siamo, come dice il cartello che mi hanno passato, alla quindicesima giornata del campionato. Un saluto all'arbitro, una gentile ragazza che abbiamo visto un'altra volta. Ecco, il grido dell'Aspio, sicuramente Aspio Terme Ancona, zona conosciuta per le terme. Batte l'Avis Genga, sulla palla Burzacca e Bruffa. Questa partita è offerta dalla Coccinella Video Production e dal 747 Caffè di Genga Stazione. Che l'arbitro è collezione come collezione i miei video, sono contento, me l'ha detto, è una collezionista dei miei video, bravissima. Questa è una Coccinella Video Production. Tiro fuori. Del portiere, la ragazza comincia a tirar fuori il cartellino. Quindi fallo per l'Aspio, primo fallo per l'Aspio. Tiro fuori. Squadra dell'Aspio è a mo della Lazio. Bravo! Allora, l'ingegnere Burzac ha sfiorato il gol. Il portiere è andato in calcio d'angolo. Squadre si stanno studiando. Sali.
Sassaroli ha tirato molto male, ha mandato fuori, poteva fare una bella costruzione di gioco. Vabbè, per il momento le squadre si stanno studiando. Batte il numero 11. La rimessa a Sassaroli. D'angolo. Perini questa sera sta dimostrando come sempre, io l'ho definito il migliore portiere del campionato. Gabriele Perini. L'ingegnere Burzacca batte. Bellissimo! L'ingegnere al gol. Burzacca, numero 11. 1-0 per l'Avis Genga. Questa sera con la maglia verde. Si lotta caparbiamente. Non era fallo. Bel tiro. Questa sera l'assistente di trasmissione è Giulio Barbarossa. Fuori. Bravo David Bruffa. Di solito mister, però questa sera è in campo. Ricordiamo che Conigli Marco è stato operato recentemente al menisco, quindi la tibia era... Vabbè, è stato operato, quindi non è in campo. Va bene. Comunque... Bel tiro, ma fuori di Sassaroli col numero 10. Bravo Perini, sempre attento. Ricordiamo che Gabriele ha compiuto da pochi giorni i 18 anni.
l'abbiamo detto nella telecronaca precedente. Questa volta fallo per i verdi, sempre attenta alla ragazza, l'arbitro. Ogni tanto ci fa piacere vedere un arbitro donna, bravissima. Tiro fuori. Del numero 4. Pareggio del numero 9 dell'Aspio. I nomi non lo sappiamo, non ci hanno dato i nomi, quindi non fa niente. Dopo si riconosceranno quando vedranno i video. Quindi siamo 1-1. Il 9 è in manovra, tiro fuori. Tiro fuori. Bravo Perini. Doppia parata, bravo! Il portiere dell'Aspio, bravissimo, ha fatto due bei interventi. Avete visto il tiro del numero 10 Sassaroli? Comunque avete notato la presenza in campo dei Mariani, Fabio Massimo Mariani, al posto di Marco Conigli, al posto di Marco Conigli, il numero 7. Fabio Massimo Mariani. Sta lottando caparbiamente Mariani col numero 7. Risultato inchiodato per il momento sull'1-1, tiro fuori,
era sulla traiettoria Perini, Gabriele, il portiere. Accidenti. In tutti i modi l'Aspio cerca di difendersi sulle sfuriate della squadra locale. Accidenti Mariani. Fuori calcio d'angolo. Fuori. Bravo. Bravo Perini, è uscito. Ha salvato il risultato. Devo dire che sono molto bravi i giocatori dell'Aspio, ragazzi. Sono molto bravi, con la maglia stile argentina, quindi bianco celesti. L'ingegnere è deviata. Sta giocando molto bene Burzacca, bravissimo. Rastelletti ha tirato fuori, vabbè, comunque, meglio tentare, no? Bravissimo! Accidenti, dai! Attenzione, bravissimo, accidenti, Burzacca ha sferato il gol, comunque siamo ancora 1-1.